ottimizzazione e pubblicizzazione dei servizi. Perché? Perché il primo momento del dialogo interculturale, il primo momento dell'accoglienza è quello di rendere l'ospite capace di informarsi da solo su quelle che sono le possibilità che i servizi delle istituzioni forniscono. Il progetto è finanziato a valere sul fondo FAMI, quindi Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione del Ministero dell'Interno, e è stato svolto dal COINOR Capofila, quindi Università Federico II di Napoli, la del progetto, e come partner CIDIS, come ente del terzo settore, e Iris CNR. Si è dedicato al capacity building, quindi al potenziamento delle competenze specificatamente in materia interculturale degli operatori dei pubblici servizi della Regione Campania. Sono stati svolti 6 percorsi di aggiornamento e formazione in comunicazione interculturale che hanno raggiunto circa 260 operatori in tutta la Campania dei pubblici servizi, quindi provenienti dalle più diverse realtà del pubblico, dalle ASL, dalla scuola, dal penitenziario, dagli uffici degli enti locali, dei comuni. È stata messa a disposizione sempre come attività del progetto un'agenzia di mediazione culturale a chiamata che ha realizzato più di 500 interventi in tutta la Campania, con dei mediatori realizzati due diciamo servizi sperimentali di service design, quindi di riorganizzazione di due servizi in chiave interculturale, e infine dei seminari. Abbiamo selezionato due servizi pubblici, vale a dire un ufficio territoriale dell'INPS, l'ufficio metropolitano Flegreo di Pozzuoli, e una scuola superiore statale Giovanni XXIII di Salerno, per avviare attraverso una metodologia innovativa che è quella del service design la riprogettazione dei servizi che già offrono, ma rivolti sempre più all'utenza straniera, date anche i maggiori numeri di presenza di stranieri sul territorio della Regione Campania. Gli esiti del progetto sono incoraggianti perché in entrambi i casi un processo di riprogettazione non solo del servizio ma anche degli utenti, degli operatori pubblici, e questo che era un progetto di capacity building degli operatori della pubblica amministrazione può essere un altro degli obiettivi raggiunti dalla nostra azione.